Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, qui con noi nella nostra postazione a Sanremo ci sono Bungaro e Pacifico. Ciao! E c'è sempre con noi anche Ornella Vanoni, sì, che però lo sappiamo, vista l'età e tutto, insomma, si concentra molto sulle serate sanremesi. Ma lei c'è, è un'entità che... C'è sempre, è la storia della musica italiana. Infatti. Parliamo della canzone Imparare ad Amarsi. Sì. Se non ho capito male, Bungaro, hai presentato la musica ad Ornella Vanoni... Che si emoziona. Te lo spiego io. Dai, te lo spiego. Fai tu, è facilissimo. Fai tu. Questa canzone è stata scritta, portata a Claudio Baglioni. C'era un testo, e poi è una musica scritta da me, da Cesare Chiodo e Antonio Fresa. Poi siamo andati da Ornella, e a Ornella è piaciuta questa canzone. Chiaramente è stata un'idea di Claudio, quella di condividere questa canzone con Ornella Vanoni, e è piaciuta ad Ornella, e chiaramente il pezzo non era stato pensato per lei, e c'era il cuore di questa canzone che a lei piaceva moltissimo, e spontaneamente sia io che Ornella abbiamo chiamato Gino, perché abbiamo collaborato insieme, c'è una grande affinità, e Gino ha fatto un lavoro meraviglioso intorno al testo, e di conseguenza poi tutto in maniera naturale è avvenuto, perché poi c'è stata l'idea di portare gli autori sul palco, lui, io e Cesare ed Antonio, e intorno a questa bellissima e meravigliosa voce della nostra musica italiana. Ecco Gino, Pacifico. Eccolo. Hai visto Ornella e hai voluto comunque cucirle questo testo come un abito specifico per lei? Com'è andata? Sì, beh, arriva Ornella, inevitabilmente tiri fuori ago e filo, perché proprio è una musa. Poi ha una, anche per me, Tony, insomma, c'è un precedente di autori così importante, leggendario, potremmo dire, che essere lì dentro era... Abbiamo fatto 2 o 3 chiacchierate. Prima io e Tony ci siamo proprio decisi di orientare il testo su di lei, anche se eravamo coinvolti, anzi lui era coinvolto, era un duetto inizialmente, però abbiamo deciso, abbiamo Ornella Vanoni, buttiamoci proprio, era anche una cosa dovuta. E poi con Ornella ho fatto un paio di telefonate che sono sempre piene di suggerimenti volontari e involontari. Mentre parla, io sono sempre lì che raccolgo frasi che butto, perché spesso nella provocazione o nella cosa è così poco prevedibile che spesso è proprio in quell'imprevisto che c'è la frase che poi... E quindi alla fine avevo un paio di fogli pieni di appunti, sono andato in una... Io vivo a Parigi, sono andato in un bar, insomma, in un... Non voglio usare il termine brasserie per non farti sfigurare, perché... Parigino. Però, esatto. No, però sono andato in un bar, diciamo così, e in 2 ore con un cappuccino tremendo, alto così, di cui... Però almeno mi è servito per poter restare nel bar almeno 2 ore. Il testo era finito, insomma. Ma è vero che Ornella ha un'energia incredibile, che qui a Sanremo siete una camera a fianco all'altra e vi divertite da morire tra di voi? Doveva andare così. Doveva andare così. Però... Però in realtà stiamo sempre insieme, perché ci vediamo appena abbiamo un momento di pausa, siamo spesso insieme, ma ci si diverte, perché Ornella è incredibile, veramente imprevedibile, è sempre piena di spunti, di ironia, e questo per noi è stimolante, non ci annoiamo mai. No, non puoi. A proposito, non di noia, insomma, siete comunque dei veterani di Sanremo. Terzo Sanremo tuo, secondo, se non sbaglio. Quarto. È sfuggito. Sì. Però insomma, e com'è invece a livello emozionale? A parte appunto avere Ornella sul palco e quindi portare questa canzone bellissima, più ci sono edizioni, cresce l'emozione, diminuisce? Cambia proprio anche l'atteggiamento, no? Negli anni, perché io mi ricordo il mio primo Sanremo nell'88, ero terrorizzato, no? Poi ero un cucciolo, no? E poi ti accorgi a distanza di anni, sei seminato bene, ma non solo nella musica, e hai un seme di serenità dentro di te, arrivi con consapevolezza e scegli, perché poi stare sul palco non ci devi salire a tutti i costi per un capriccio. Qui c'era un bel giardino, una bella squadra, terreno fertile da coltivare insieme, ed è successo questo bellissimo miracolo, perché poi sul palco c'è un'energia incredibile, c'è consapevolezza e armonia. Aggiungere qualcosa? No. Allora, parliamo di venerdì. Sì. Venerdì sul palco con voi ci sarà anche Alessandro Preziosi.
canterà o reciterà? Stiamo lavorando su quello, è una scelta. Abbiamo fatto un paio di riunioni su questo per pensare chi invitare. Ornella voleva un attore, perché sai che lei ha questo passato ma presente di recitazione. Come autore lo sentiamo benissimo mentre pronuncia, proprio un'attenzione alla parola, al testo, che gli deriva dalle tavole, dall'essere stata sgridata credo un miliardo di volte da Strehler, piuttosto che, dato che ha quei precedenti poco illustri di formazione. E quindi voleva un attore vicino a lei. E poi Alessandro è anche... hai fatto un gesto che proprio si è visto, proprio, è anche bello, molto bello, insomma. E quindi siamo curiosi di sentire come metterà assieme recitazione e canto. Venerdì abbiamo la prova nel pomeriggio, abbiamo fatto già un'anticipazione. Sì, una prova. Mi sembra centrato e canta bene. Poi studia, è amante della musica. Ha tutti i pregi, sì, sì. Li ha tutti lui. Un difetto, scopritelo, poi ce lo direte. Cucina bene? Speriamo, perché noi cuciniamo bene. Bravi. Bravi. Allora, noi ringraziamo davvero per la vostra cortesia, per averci raccontato tutto questo. Non vedremo l'ora, appunto, di ascoltare anche venerdì questa canzone con Alessandro Preziosi. Quindi grazie mille a Bungaro, a Pacifico. Grazie. Salutateci tanto Ornella Vanoni. Come no? E grazie mille di essere stati con noi. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Modena Giochi, Alessara Guesthouse, Mondo Convenienza, Rosanna Alpi, concessionaria Renault Franciosi, Cornacchini, ODS Giocattoli e Biper Banca.